Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, cari ragazzi, ce l'avevamo lasciati qui, in attesa di iniziare la partita contro il Torino, che vi faccio vedere per chi non l'avesse visto, è quinta, come squadra, chiaramente. Noi siamo dodicesimi, siamo l'uniche due squadre con ancora una partita da fare, e anche se comunque la distanza sembra veramente tanta, perché loro sono quinti e noi dodicesimi, in realtà i punti che ci separano da un possibile posto in Europa League, che ricordo non è chiaramente l'obiettivo principale, ma addirittura sarebbe l'obiettivo super mega extra, appunto ci dista solo 4 punti. Quindi niente, io andrei a fare partita e innanzitutto cercherei, tanto me la gufo, magari perché no, di portarmi a casa i 3 punti. E poi, se dovessi vincere, io guarderei un po' in una classifica con un occhio diverso, ovvero quello lì, appunto, come ho detto, di guardarla dal punto di vista di un possibile piazzamento in Europa League. Lo so che sono discorsi esagerati, perché fino a 2 giornate fa, parlando del giochino chiaramente, del gioco, addirittura eravamo lì per... speriamo di un andare fino nelle ultime 3 per retrocedere, ecco. Però, d'altronde, la situazione è questa e cosa ci costa, tra virgolette, non dio sognare ma sperare? Vabbè, insomma, iniziamo questa partita qua e vediamo un po'. Dai, dai, però che culo, Boia, di. Aveva fatto una bella azione, porca puttana, di. Insomma, dopo 9 minuti, se non sbaglio è Belotti, fatemi vedere, Belotti, insomma, porta in vantaggio il Torino, 1-0. In salita, questa partita è cominciata. Va Cerny, mamma mia, tutto da solo, lei riequilibra lui, 1-1. Poi partita alla sinistra, ragazzi, è rientrato, ha fatto, cioè, una scartata in soffanto. Un po' di scartata, andava dritto e basta. Però, vabbè, insomma, anche se è stato parecchio egoista, però è pur sempre un bel gol. Insomma, 1-1. Cerny, la riequilibria lui. Mamma mia, mamma mia, che culo ci sa avuto, di. Ecco, infatti, maledetta la miseria, maledetto me che sto zitto. 2-1, chi è? Girati un po', chi sei? Maximovic, di. Attenzione Angelino di V. Attenzione. Dio buono, di. Finisce sì il primo tempo. Primo tempo comunque abbastanza frizzante, perché ci sono stati ben 3 gol in totale. Però purtroppo ci vede svantaggio. Quindi nel farcelo tempo cerchiamo almeno di riequilibrarla. Mamma mia, che parata ha fatto Romodi. Dai, si leva. Via, Ale. Tira Armstrong. Eccolo, l'astronauta. Ale, boia, 2-2. Andiamo, ha guardato il pareggio per ora. Oh, fa sempre qua distanze, fa quasi sempre gol così, ragazzi. Si gira, piattone di precisione, destro, chiocchete. Tra l'altro tira anche abbastanza forte per piazzarlo. È rigore, è rigore. Attenzione, ragazzi, è il 90esimo. Ragazzi, siamo al 90esimo. Attenzione. Eccolo lì! L'astronauta! 3-2! 3-2! 3-2! Si ribalta tutto! Diamote! Diamote! Andiamote! Boia! Ora manca sempre... tanto, anche se in realtà è poco. Difesa oltranza, tutti dietro, tutti dietro. E andiamo,
finisce così. Una partita giustamente vinta, solamente per la voglia e per l'aggressività. 3-2, de. Boia, de. Che bello, poi sul finale. Ale, de. Bello. Ora voglio vedere la classifica. Decimi, anzi, guardiamola a modino. Siamo decimi a soli 2 punti dall'Europa League. Boia. E se va, la butto lì. E siamo solamente a 4 punti dalla Champions. Vabbè, però siamo messi bene, ragazzi. Sì, alla grande. Siamo addirittura a 8 punti dalla zona di retrocessione. Bene, bene. Andiamo a fare la prossima. Madonna, entra la Juve. Allora, si va addirittura giù a Torino. Che casino, dì. Che casino contro la Juve, dì. Va bene così, anzi. Cioè, faccio giù inizialmente Barella e Abner, poi eventualmente farò dei cambi, perché sto stanchi. Via, iniziamo. Insomma, addirittura sotto l'acqua, oltretutto. Iniziamo, vai. Vediamo la formazione di partenza della Juve. L'allenatore ha scelto il 4-3-3 con le due aree a supporto della prima punta. Hai impazzito Abner! Vai Armstrong su... Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! L'astronauta! Dopo 2 minuti, anzi 3, ci porta in vantaggio! Mamma mia, ma cosa ha fatto Abner? Ma cosa ha fatto Abner? Di prepotenza, di... Che metà del gol è suo. Metà del gol è suo. E andiamo 1-0. Di ancora lui, l'astronauta. Ma quanti gol fa? Ma quanti gol fa? No, addio. Mamma mia. Dopo nemmeno 10 minuti si è ripreso gol. 5 minuti. Ma l'avevo capito, perché ormai Davi era solito di si pilago, infatti. Peccato, de. Ero contento. Mamma mia! Mamma mia, meno male, de. Traversa. Ma ragazzi, si soffre. Si è fatto un gonzo nemmeno io come. Vai! No! Non c'è nessuno, mamma mia! Armstrong ne sta per fare un altro. Vanio Curi! Mamma mia ragazzi! Mamma mia, ci siamo un pochino svegliati! Vai Maximin! No! Vanio Curi! Ma che cazzo! Vai Barellino! No! Ragazzi, è predominio nostro per ora! Vai Maximin! No! Non ci voglio niente. Mamma mia ragazzi, finisce un primo tempo veramente incredibile. Perché vabbè, a parte il gol di Armstrong, per il resto poi si è preso gol, si è rischiato di farne un art, di prendere un art, scusate. Poi ragazzi, non lo so. Predominio nostro, però purtroppo una volta entra una. Vai The Chic! No! Vai Armstrong! No! Perché l'ho voluta passare di là? Vai Barella! No! Mamma mia! Vai! Vai Armstrong! No! No! Vai! Vai Armstrong! Non ci voglio rete. Non ci voglio rete, ragazzi. Una a una, ragazzi. Si sono buttati via clamorosamente i 2 punti. Si è buttato via un'impresa. Ragazzi, veramente, sono tempo... Predominio di Paul, nostro. Guardatevi, Juve tiri 2, tiri in porta 1, noi 8, tiri in porta 6. Lasciando stare il possesso di palla. Cioè, ragazzi, incredibilmente meritavamo noi. Ma alla grande. Adesso siamo arrivati invece a...
alla Team Cup, alla Coppa Italia. Giochiamo un'altra volta contro il Torino. Stavolta, posto che giocare in casa, giochiamo laggiù. Allora, vediamo un po' come siamo messi. No, dato che è comunque Coppa Italia, io farei un po' di turnover, anche se i ruoli verranno parecchio scazzati. Del tipo, così. No, anzi, non è che le scazzo più di tanto. Un pochino. Vai, così. No, che cazzo. Aspetta, vai, così mi torna meglio, vai. Vai, sì, dovremmo essere un po' più. Un po' più corretti con i ruoli, ma leggermente, eh. Iniziamo a giocare e vediamo un po' cosa succederà almeno in Coppa Italia. No, Romo, mamma mia, ma sei impazzito, eh. Addio, aio, 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 aio. Sarr! Vai, Cerny! Madonna, Cerny! Oh, Ede. Addio. Bravo Romo, De. A parte se l'ha tirata centrale. Però va bene uguale, complimenti. Finisce sì il primo tempo, 0-0. Un primo tempo, come avete visto. Poche occasioni. Se non sbaglio, una nostra. E bene o male, veramente pericolosa, una di loro e basta. E niente, andiamo a fare il secondo tempo. Vediamo un po' cosa ci riserverà. Che cazzo fai, Romo? Ma che cazzo fai? Ma perché deve far così? Cioè, senza premere niente, non è che magari ho premuto il triangolo per farlo uscire, poi ci ho ripensato. No, è uscito, guardate. Esce, poi fermo, riguarda e guarda. Oh, merda, Romo, non ti capisco. 1-0 Torino. Ah, io ho Cerny così da niente. Niente, infatti. Addio, addio. Addio, leva, leva la Sarre. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, non è finita. Finita, va, meno male. Vai Armstrong, Dio buono il palo. È un periodo Armstrong, ragazzi, è un periodo. Finisce sì, a regola dovremmo essere fuori perché se non sbaglio non c'è un ritorno. E niente, peccato, un po' mi dispiace perché fra l'altro ho provato anche a riequilibrarla, perlomeno appunto a pareggiarla, ma così non è stato. E, però voglio essere sincero, sinceramente mi dispiace ma relativamente, perché chiaramente era proprio un obiettivo non secondario di più. E quindi niente. Non va bene, ma va bene. Allora, prossima partita in casa contro il Napoli. Però prima voglio fare una cosa. Voglio provare a chiedere 2 soldi a Aldo per vedere se me le dà. Cosa metto? Boh, mettiamo sì. Dato che si avvicina al calciomercato, magari fa qualche richiesta. Seppure, se dovesse essere accettata, fa comodo. Vabbè, comunque, andiamo a giocare. Guardiamo un po' cosa succederà sia la partita e anche a livello di richieste. Sì, ok, qualcuno è un po' più stanchino, ma va bene. Giochiamo così. Allora, giù a casa, sotto l'acqua, contro il Napoli. Sarà una bella partita, spero. Spero di, che sia quella della Juve. Addio, meno male, vai, ce l'ha fatta. Mi sono cato addosso. Vai Maximin, è tua! Tira! Aio! Odegaard! Ma no! 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 Maledetta la miseria, cosa si è buttato via? Vai Armstrong! Eccolo! L'astronauta! Sempre lui! La sblocca! 1-0 Livorno dopo 34 minuti.
ci pensa lui, Adam Armstrong. Una zotta clamorosa di Koulibaly, se non sbaglio, e altrettanta zotta del portiere che non so chi sia. Non mi riesce a capire chi è, comunque. 1-0, Armstrong. Finisce il primo tempo, primo tempo che cede meritatamente in vantaggio. 1-0. Allora, guardiamo di rimanere su questi ritmi, ma soprattutto di finire la partita con una vittoria. Guardiamo davvero di fare, tra virgolette, il corpaccio, perché vincere contro il Napoli è significativo. Vai Urdicic, mamma mia, che tiro di merda di Moya. Ha voluto tirare il volo, potevo benissimo, credo, stopparla, invece è stato brodo, ho voluto tirare così. Cambio, voglio fare un attimo il solito cambio, perché Odegaard, infatti, sta per schiantare come sempre, quindi io metto Barella al posto di Odegaard e Abner al posto di Cerny. Aio, castagne! Mamma mia! Mamma mia, che tu castagne! Mamma mia! Ma che cosa fa? Ma che cosa fa questo? Una bomba di sinistra che fa l'altro nel mezzo piede, così da niente. No, lo voglio rivedere perché non me l'aspettavo, ragazzi. Tu, castagne! Poia! Super castagne! 2-0, raddoppia lui! Oh, mi voglio toccare, anzi mi tocco mentre lo dico. Vittoria virtualmente assicurata. Spero. Insomma, 2-0 castagne. Fuori. Con calma, ragazzi, con calma. E va Barellino. Dio buono de. Ma il Capolino corre in palleno. Si fa go. Volevo provare così, proprio sullo scadere. Insomma, finisce così, 2-0, 2-0 strameritato. Ma che bello, ragazzi, se vince, anche se pure in casa, comunque, contro il Napoli. Attenzione, ragazzi, perché io sono curioso veramente di vedere la classifica com'è adesso. Perché qui si comincia, se si continua così, a sognare. Lo dico chiaramente toccandomi, però è vero, fatemela vedere. Bimbi, siamo ottavi, 25 punti, cioè siamo tutti a 25, quindi in teoria, anche se per il gioco non è così, è come se fossimo varti e siamo a un punto da addirittura dalla Champions League, ragazzi. Però l'importante, dato che ormai, diciamo, è stato prefissato, sì, è arrivare il più possibile a 40 punti, che in teoria dovrebbero voler dire salvezza. Quindi niente, tanto cerchiamo di arrivare, se ce la facciamo, se ce la faremo, prima possibile a questi 40 punti, e poi comunque sogniamo eventualmente. Comunque rimaniamo sempre coi piedi per terra e andiamo a fare l'ultima partita di questo video qua. Ultima partita di questo video qua, come ho detto prima. E oltretutto, come avete visto, dopo questa comunque inizia il calcio mercato, anche se in realtà è già iniziato. E niente, andiamo a fare. Qui intanto c'è stata la, diciamo, questa sorta di pausa natalizia, con i giocatori sono riposati, sperando che non siano ingrassati, lo so, battuta triste. E niente, andiamo a giocare. Ah, una cosa che mi sono scordato di dirvi è che Aldo ha rifiutato in coso, la richiesta dei soldi, alle, che non ci sa nemmeno una lira in più per il calciomercato. E tira Maximin! No! Va bene, dai. Tu a Romo, meno male, vai. E cazzo, tiro cross maledetto, che a volte ti frega. Stavolta Romo è stato attento, via. Meno male. Addio! Mamma mia, levala! Mamma mia, che culo! Addio! No, è fuori gioco, meno male è fuori gioco. Ok, ragazzi, bisogna stare attenti, Urdicic! Mamma mia! E blocca lui! Urdicic! Adesso è la fine del primo tempo. Tutto da solo. Però bisogna rimanere calmi, quindi. Infatti, non so se avete sentito tutto da poco, perché il Verona continua a attaccare. Cioè, il primo tiro si fa a questo, ci è andata bene. Finisce, sì.
Primo tempo 1-0. Come avete visto, anzi forse sentito, nell'esultanza del primo gol sì, c'è stata, ma è stata abbastanza intenuta, perché comunque è il Verona che attacca, e anche se si è fatto gol bisogna stare attenti, ecco, quindi meglio rimanere con i piedi per terra. Insomma, andiamo a farci uno tempo. Vai Armstrong, tira! Ecco! L'astronauta Armstrong! 2-0, ora sì porta a virgolette un po' in città. Almeno dovrebbe essere così, sta a vedere, eh. No dai, speriamo bene, 2-0, siamo iniziati bene questo secondo tempo, cerchiamo di mantenere questo vantaggio. Oh, fa sempre go Armstrong, ragazzi. Dio buono, della lisciata all'ultimo. Mamma mia Odegaard. Una sciabattata così da fuori aria. Peccato, uscita di po', comunque, fammela rivedere. Beh sì, un pezzettino più indietro, ragò. Portiere non ci levava mai. Cambio, il solito. Indovinate un po'. Odegaard, Barella, Cerny, Abner. Anche perché quella, sono gli unici due che soffrono un po' di resistenza, quindi trovate, tocca cambiare l'orio. Prima di uscire, mamma mia, Cerny, voleva provare il gol. Olè, via, 2-0. Si chiude in bellezza questo video, meno male. E ora voglio ancora rivedere la classifica, perché bimbi, è impressionante, eh. Io me l'aspettavo mai di arrivare a questa situazione, va. Fate la vedere, eh. Guardiamo se siamo almeno in Europa League. Almeno, per ora, chiaramente, eh. Bimbi, siamo 20. Mamma mia. A un punto dalla terza, che è il Torino. Dei bimbi, è vero, bisogna rimanere coperti per terra, ma io comincio a sognare un pochino. Boh, sarebbe... No, poi fra l'altro... Oh, classico mercato rigo, guardate anche questa cosa qui. Armstrong, 3 punti, sì, 3 gol di differenza dal secondo e primo. Cioè, bimbi, veramente, non mi aspettavo mai da arrivare questa situazione qui. Bello, eh. Boh, è vero che... Ripeto, prima pensiamo a salvarci, poi eventualmente pensiamo a altre cose. Però per curiosità, cioè, com'è messa la terz'ultima, che è il Cagliari? Devi invece 12 punti. Cioè, è vero che non sono così tanti, eh. Però, Dio. Cioè, c'è più punti fra noi e il Cagliari che fra noi e la Juventus, che è prima, per farvi capire. Però, vabbè. Rimaniamo con Pedro Verdella, ragazzi. Pensiamo eventualmente più tardi, più là, a sperare e a sognare qualcosa. Comunque ragazzi, come ho detto prima, questo era l'ultimo video, quindi niente, come sempre arriviamo alle conclusioni. E niente, intanto vi ringrazio per la visualizzazione, e poi vi ricordo le solite 3 cosine, ovvero: mettete mi piace al video, sempre se volete, condividetelo, così magari, non lo so, si trova qualcun altro interessato a questa nostra avventura. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo rimanete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a queste serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Quindi niente ragazzi, vi lascio, vi ricordo, se volete chiaramente, per farmi, diciamo tra virgolette, un favore, no? Anzi, un favore, per essere più partecipi, no? A questa serie qua. Se volete darmi qualche consiglio, perché come avete visto e come vedete siamo arrivati al 2 di gennaio, ovvero siamo nel calciomercato invernale, e niente, mi auguro che ciò lo facciate, lo farete, e quindi niente, ci vediamo al prossimo video, nel quale comunque inizieremo un po' a eventualmente a fare qualche acquisto, qualche vendita, qualche scambio, insomma ad entrare nel calciomercato, ecco, via, vi saluto, al prossimo video, ciao!